Paola Frizziero. Un nome che ancora oggi evoca l'immagine di quella giovane donna vivace a Uomini e Donne, con la sua risata che riecheggiava attraverso i nostri schermi televisivi. Era bella, ambiziosa, in cerca dell'amore sotto i riflettori. L'abbiamo osservata, rapiti dalla sua storia, mentre si destreggiava nel mondo degli appuntamenti e delle relazioni. Ma dietro quel sorriso luminoso, si stava dipanando una storia diversa. Il periodo trascorso da Paola nel programma, seppur emozionante, l'aveva lasciata smarrita e vuota. Gli applausi, l'attenzione, non erano abbastanza per colmare il vuoto interiore. Si rese conto che la vera felicità non si trovava nella fugace approvazione degli altri, ma in qualcosa di molto più profondo, di più profondo. Questa consapevolezza segnò l'inizio del percorso di trasformazione di Paola. Un percorso che la allontanò dalla superficialità e la condusse verso una fede profonda e duratura. Un percorso che le ha ridefinito la vita, donandole pace, scopo e una storia d'amore più bella di qualsiasi altra cosa avrebbe potuto immaginare. Oggi Paola Frizziero è una donna nuova, il suo cuore traboccante dell'amore di Dio e della gioia di una vita vissuta nella fede. La sua storia è una testimonianza della forza trasformativa della fede. Un faro di speranza per chiunque cerchi un senso in un mondo che spesso appare superficiale e insoddisfacente. Ricordiamo i suoi primi giorni in televisione, quando era una giovane piena di sogni e aspirazioni. Interagiva con i fan, sempre pronta a condividere un sorriso o una parola gentile. Ma la fama portava con sé anche sfide e pressioni, che spesso non erano visibili al pubblico. Trovò conforto nella natura, un luogo dove poteva riconnettersi con se stessa e riflettere sulla sua vita. Il suo viaggio di fede non fu facile, ma ogni passo la avvicinava sempre di più alla pace interiore. Oggi, Paola è diventata un modello di ispirazione per molti, dimostrando che la vera felicità si trova dentro di noi. Il suo sorriso radioso è la prova vivente di una vita trasformata dalla fede e dall'amore. La sua eredità è un messaggio di speranza e di forza, un invito a cercare la vera felicità oltre le apparenze. La vita dopo Uomini e Donne è stata un turbine. Paola veniva riconosciuta ovunque, fermata per strada, il suo volto su tutte le riviste. L'attenzione era inebriante, ma anche incredibilmente isolante. Dietro la maschera pubblica, Paola soffriva. La ricerca dell'amore sulla televisione nazionale l'aveva lasciata con un senso di esposizione e vulnerabilità. Aveva aperto il suo cuore al mondo, solo per essere accolta da giudizi e critiche. Il dolore del rifiuto l'aveva profondamente segnata, portandola a mettere in discussione il suo valore. La superficialità del mondo dello spettacolo iniziò a logorarla. La costante attenzione all'apparenza, la pressione di dover mantenere una certa immagine, le sembravano soffocanti. Paola si rese conto che quella non era la vita che desiderava. Desiderava autenticità, profondità, un legame che andasse oltre la superficie. Il suo cuore anelava a qualcosa di più, a un amore che andasse oltre la fugacità del romanticismo, a uno scopo che andasse oltre le luci della ribalta. Quando l'entusiasmo iniziale per la fama svanì, Paola si ritrovò a fare i conti con un profondo senso di vuoto. La validazione che aveva cercato in fonti esterne si rivelò effimera e insoddisfacente. Aveva raggiunto un livello di successo che molti sognano, eppure si sentiva completamente persa. La pressione di vivere sotto i riflettori ebbe il suo prezzo. Lo scrutinio costante, i giudizi, la paura di fare un passo falso, tutto divenne troppo pesante. Paola si chiuse in se stessa, cercando conforto dal rumore assordante del mondo esterno. La depressione si impossessò di lei come una fitta nebbia, offuscando i suoi pensieri e rubandole la gioia. Si sentiva sola, alla deriva in un mare di incertezze. Il mondo vedeva una giovane donna di successo e bella, ma dietro la facciata, Paola si stava sgretolando. Fu durante questo periodo buio che Paola capì di aver bisogno di una ancora di salvezza, di qualcosa che la tirasse fuori dall'abisso della disperazione. Non sapeva che la sua salvezza sarebbe arrivata da una fonte quanto mai inaspettata, la sua fede. Nel profondo della sua disperazione, un'amica le suggerì un pellegrinaggio a Međugorje, una piccola città della Bosnia-Erzegovina. Era un luogo noto per le presunte apparizioni mariane, un luogo dove innumerevoli anime avevano trovato conforto e guarigione. Inizialmente titubante, Paola sentì accendersi dentro di sé un barlume di speranza. Poteva essere questa la risposta alle sue preghiere? La via d'uscita dall'oscurità che l'aveva avvolta?
con un misto di apprensione e di cauto ottimismo, decise di intraprendere il viaggio. Nel momento in cui arrivò a Medjugorje, Paola sentì pervaderla un profondo senso di pace. L'atmosfera serena, la palpabile spiritualità del luogo, era qualcosa che non aveva mai sperimentato prima. Si unì alla folla di pellegrini che da ogni angolo del globo accorrevano a Medjugorje in cerca di conforto, di guarigione e di un contatto più profondo con il divino. Tra i fedeli, Paola trovò un senso di appartenenza che non aveva mai conosciuto prima. A Medjugorje, un luogo di pellegrinaggio noto per le sue apparizioni mariane, Paola si immerse nella preghiera e nella riflessione. Assisteva quotidianamente alla messa, partecipava alla Via Crucis e trovava conforto nelle parole del Vangelo. Trascorreva innumerevoli ore in silenziosa contemplazione, cercando risposte alle sue domande interiori e una connessione più profonda con la sua fede. Fu durante questi momenti di solitudine che avvertì un profondo cambiamento dentro di sé. I messaggi di pace, di speranza e di perdono che emanavano da Medjugorje risuonavano profondamente con lo spirito ferito di Paola. Ogni preghiera, ogni riflessione, sembrava avvicinarla sempre di più a una verità interiore che aveva cercato per tanto tempo. Iniziò a comprendere che la vera felicità non si trovava nella validazione esterna o nei beni materiali, ma in un rapporto profondo e duraturo con Dio. Una sera, mentre Paola era inginocchiata in preghiera, sentì un'onda travolgente di pace e di amore avvolgerla. Era come se la Madonna stessa la stesse abbracciando, confortando e assicurando che non era sola. Le lacrime rigavano il volto di Paola, mentre si abbandonava alla presenza divina che sentiva così tangibilmente in quel momento. Quella notte, Paola visse un risveglio spirituale che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita. Sentì una nuova forza interiore, una chiarezza di pensiero e una serenità che non aveva mai conosciuto prima. Uscì dal suo pellegrinaggio come una donna nuova, colma di un senso di scopo e di un amore per Dio che non aveva mai conosciuto prima. Ogni passo che faceva sembrava guidato da una nuova luce, una nuova speranza. Paola sapeva che la sua vita non sarebbe più stata la stessa. Aveva trovato una pace interiore che le permetteva di affrontare le sfide con una nuova prospettiva. La sua fede era diventata la sua forza, il suo rifugio e la sua guida. Ogni giorno Paola si svegliava con gratitudine, pronta ad abbracciare la vita con un cuore aperto e una mente serena. Le lacrime che una volta erano di dolore, ora erano di gioia e di gratitudine. Paola aveva trovato la sua strada, il suo scopo e una connessione profonda con il divino. Ogni momento di preghiera era un'opportunità per rafforzare il suo legame con Dio, per trovare conforto e per rinnovare la sua fede. Uscì dal suo pellegrinaggio come una donna nuova, colma di un senso di scopo e di un amore per Dio che non aveva mai conosciuto prima. La sua vita era stata trasformata, e con essa il suo cuore e la sua anima. Paola era finalmente in pace, pronta a vivere una vita piena di amore, fede e gratitudine, sapendo che non era mai sola. Al suo ritorno da Medjugorje, la vita di Paola prese una piega ancora più inaspettata. Non era solo un viaggio fisico, ma un viaggio dell'anima che l'aveva trasformata profondamente. Ogni passo che aveva fatto in quel luogo sacro aveva lasciato un'impronta indelebile nel suo cuore. Conobbe Luciano, un uomo profondamente coinvolto nella Chiesa e fermamente convinto dei messaggi di Medjugorje. Luciano era un pilastro della comunità, sempre pronto ad aiutare e a condividere la sua fede con chiunque fosse disposto ad ascoltare. Luciano riconobbe in Paola uno spirito affine, una compagna di ricerca che aveva trovato conforto nella fede comune. Insieme iniziarono un percorso di scoperta e crescita spirituale, sostenendosi a vicenda nei momenti di dubbio e di gioia. La loro intesa fu immediata e profonda, come se le loro anime si fossero riconosciute da tempo. Ogni conversazione era un'opportunità per esplorare nuove dimensioni della loro fede e per rafforzare il loro legame spirituale. Le loro conversazioni erano animate da discussioni sulla spiritualità, sulla fede e sul potere trasformativo dell'amore di Dio. Parlavano per ore, perdendosi nei dettagli delle scritture e trovando nuove interpretazioni che arricchivano la loro comprensione. Luciano introdusse Paola nel mondo dei gruppi di preghiera, degli studi biblici e delle opere di carità. Ogni incontro era un'occasione per Paola di approfondire la sua fede e di sentirsi parte di una comunità più grande. E delle opere di carità, che le permisero di vedere il volto di Dio nei volti di coloro che aiutava.
Ogni atto di gentilezza era un passo verso una vita più piena e significativa, approfondendo ulteriormente il suo legame con la fede e il suo desiderio di vivere una vita al servizio del prossimo. Paola sentiva che ogni preghiera, ogni gesto di altruismo, la avvicinava sempre di più a Dio. Grazie a Luciano, Paola comprese che la fede non significava solo andare a messa la domenica, ma integrare Dio in ogni aspetto della propria vita. Ogni momento della giornata diventava un'opportunità per vivere la propria vita. Significava amare incondizionatamente, perdonare liberamente e usare i propri doni per fare la differenza nel mondo. Paola imparò che il vero significato della fede era vivere con amore e compassione ogni giorno e usare i propri doni per fare la differenza nel mondo. Ogni talento, ogni abilità che possedeva poteva essere messa al servizio degli altri, rendendo il mondo un posto migliore. Sebbene la loro relazione sentimentale alla fine svanì, il legame spirituale tra Paola e Luciano rimase forte. La loro connessione andava oltre il semplice affetto, era una connessione dell'anima. Il legame spirituale tra Paola e Luciano rimase forte. Continuarono a sostenersi a vicenda, anche a distanza, attraverso la preghiera e la condivisione della loro fede. Lui aveva avuto un ruolo fondamentale nel suo cammino di fede, guidandola verso una comprensione più profonda dell'amore di Dio e del suo stesso potenziale di crescita spirituale. Luciano era stato un faro di luce nel suo percorso, illuminando la strada nei momenti di oscurità, guidandola verso una comprensione più profonda dell'amore di Dio e del suo stesso potenziale di crescita spirituale. Paola, riflettendo sul suo viaggio, capì che ogni esperienza, ogni incontro, l'aveva avvicinata sempre di più alla sua vera essenza e alla sua missione nella vita.